Eccoci in un nuovo video. Ora faremo un menù light fresco a base di pesce con lo chef Paquito. È ritornato fra di noi. Vai. Ok. Tonno. Ora che dobbiamo fare? Un primo a base di pesce. Sì. L'aglio, guardate. Bello l'aglio, com'è bello. Un po' di olio. Subito. Dai, ragazzi. Subito. Agli ordini. Che stai facendo, Paquito? Sto mettendo il tonno, facciamo fare un poco soffritto, ma una cosa minima, perché noi mangiamo light, no? No. Vedi, una cosa un po' soffritosa. Poi lo alziamo e mettiamo i pomodori. Ah. Che ragazzo, lavate il pomodoro. Ecco. Ragazzo. Guardi, amore. Come no? Per secondo invece mangiamo questo pesce sfilettato. L'orata? Sì, l'orata. Filetto di orata primavera. Abbiamo tolto il pesce e abbiamo messo nello stesso condimento il sugo. Abbiamo messo i pomodorini. Qui c'è il tonno e qui c'è il pomodoro. Attenzione, ma che me lo rubare a lavoro? Nessuno li girava sti pomodorini. Stasera che poi lo porta il pane a casa? Se non mi guadagno la pagnotta stasera non si mangia. Perché non chiedi due cose a capire? Ecco, stanno io giri con le. Tanto stanno sfilettando il pesce. Ora che stiamo facendo, Paquito? Stiamo preparando le verdure per il pesce. Quella famosa orata, filetto di orata primavera. Ok. Carote, zucchine. Fatta julienne oppure in questo modo qua, guardate, ne abbiamo con la grattugia. Abbiamo usato la grattugia fuori grado. Quante ne pensa? Voi non potete dire, è come Maradona, ci ha preso in allenamento. A telecamere spente, mamma mia. Maradona è vittimo ormai, sta giù guai di me. È vero? Va Paquito. Grazie, grazie, vai. Chef nato, quello è uno chef nato. Un scemo, un chef. No, un chef nato. Un chef. Allora, mo due carote. Carotine sono già julienne. Ecco qua. Se avete due foglioline di timo e le mischiate qua dentro, viene una cosa profumata assai. Allora, Nancy, prendi un bel legame rettangolare antiaderente e ti faccio vedere come piazziamo le orate dentro. Ok. Basta olio. Basta. Guardate, giusto per non far attaccare il ruolo. E uno. Questa è una ricetta che Paquito fa da anni. Questa oretta. Che a voi vi piace, eh? A noi piace un sacco. Il pesce sfilettato, questi filetti di orata sono buonissimi. Poi vengono croccanti nel forno con tutte queste verdurine. Cioè, è troppo sfizioso. Ecco qui, abbiamo messo le verdurine sopra il pesce. Mettiamo un po' di sale in queste verdurine, scusa. Sì, ci vorrebbe un po' di sale. Tutto improvvisato, ragazze. Mettete tante verdurine come fa Paquito. Sì, perché poi si riducono. Quando si cuoce se ne fanno di meno. Salate le verdure. Mi raccomando. Ma che non so per niente sto pesce. Ma che ricette fate? La ricetta di Paquito. Adesso ci vorrebbe un filino di olio. Ce lo mettiamo un filino di olio? No. Un filino, guardate. Stop. Basta. Ok, ora li inforniamo, li mettiamo in forno per 15 minuti circa a 200 gradi. Poi controllate per non farle bruciare. Dobbiamo spadellare un poco. Ora dobbiamo spadellare, come dice Paquito, la pasta col tonno e il pomodoro. A voi i grandi chef fanno così. Infatti quello volevo dire. Ma ci vuole una grande patella. Non lo sai fare, Paquito, vai. Non ci vuole una grande patella, è un po' piccola. Non ci vuole una grande patella, ci vuole la patella cinghiale. No, oh, ci vuole un grande Dio chef. Ma che dico? E poi manca qualche tocco di classe di Paquito. E alla fine ci mettiamo un bel pesto di rucola. Madonna mia. Nel gergo tecnico le chiamano le sciccherie di Paquito. Scusa, che scioccheria. Scioccheria. Metteteci pure un poco di acqua di cottura della pasta. Ok. Ci sta l'amido dentro e viene cremoso. Un po' di peperoncino. Basta.
poco poco, un po' di rucola sopra. Wow, questo è il tocco di classe di Paquito. E ciccheri di Paquito. Ed ecco qua, il piatto di pasta è pronto, è un piatto speciale di Paquito. Mezze maniche col tonno e la rucola. Va bene come titolo, oh, Paquito? Sì, sì. Ok. Buon appetito. Impiattiamo una bella palettina. Ta-ta-da. Un poco di insalatina. Ecco qui. Filetto di pesce alla Paquito. Filetto di orata. Orata primavera alla Paquito. E questo è il nostro menù estivo, buonissimo a base di pesce. Saluti da Paquito. Ciao. Like. Voglio tanti like, se no niente ricette. Ciao ciao. E siamo prima e l'ultima, signore.